Allora, siamo sempre qui a Paliano, nello showroom della Gran Turbagna, con i rappresentanti delle ceramiche Caso e delle ceramiche Addeo. Allora, una piccolissima presentazione e poi una sensazione, un pensiero sulla giornata di oggi qui a Paliano. Buongiorno, mi avete scelto Francesco Fido titolare. Noi nasciamo nel 74 e iniziamo questa avventura. Quindi Gerardo, diciamo così perché comunque lo conosco da un sacco di tempo, diciamo un figlio di Gerardo, perché lui mi ha formato, mi ha cresciuto, mi ha fatto la donna. Io non sapevo nemmeno che cosa fossero i mobili e oggi mi ha insegnato veramente a presentare. Lo ringrazio in questa giornata perché mi ha fatto crescere, nel vero senso della parola. Lui è il mio tutore, è quello che oggi diciamo io dico, se penso al mobile penso a lui. Quindi lo ringrazio e aspetto la prossima avventura. Buongiorno, Paolo Addeo, come predetto di Ceramica Addeo, un'azienda familiare del 1968. Anche noi conosciamo Gerardo da qualche anno, non da molti. Oggi c'è stata la percezione diretta di quella che è la produzione del mobile, diciamo, dalla materia prima alla spedizione, tutto il processo lavorativo delle diverse linee, delle diverse collezioni di Gran Turno. Inoltre abbiamo avuto un ottimo incontro in cui si sono presentate le collezioni appunto 60 e il workshop che andrà a prendersi da aprile, a cui speriamo di partecipare. Un'ottima giornata nella quale appunto si tocca con mano l'azienda in tutto e per tutto. Entrambe faccio la stessa domanda, è di oggi, quindi la cosa che vi è rimasta più impressa, un'immagine, un pensiero? Il cambiamento epocale che ho avuto con questo showroom, da come lo ricordavo a come è diventato, è quello che poi ci ha fatto capire che effettivamente se cambi e segui i tempi riesci comunque a gestire le situazioni che ti vengono comunque imposte oggi dalla società e quindi bisogna cambiare e andare avanti. Per quanto mi riguarda invece, ragionando in termini di sala mostra, quindi di showroom vero e proprio, anche diciamo, la possibilità di diversificare l'approccio con Grand Tour. Non è solo bagno, ma è anche componibilità, oggi anche Rainbox, quindi anche bocca su doccia. Avere un, appunto, ripeto, approccio sia con l'azienda, ma soprattutto con l'utente finale, quindi il cliente, diverso. Proporci l'ambiente in toto, non l'ambiente bagno, ma la possibilità di avere la componibilità di un accessorio persino per una camera da letto, persino per quello che è una dispensa e quant'altro. Perfetto. Grazie. Ok, 3 minuti precisi.